Il nuovo Policlinico di Milano sarà pronto nel 2022, nuove sale operatorie di ultima generazione, un investimento di oltre 2 milioni di euro. Un ospedale pubblico che si candida ad Accademia di Chirurgia di rilievo nazionale. Inizia a delinearsi la fisionomia del nuovo Policlinico di Milano, che sarà pronto nel 2022, con l'arrivo di nuovi esperti e tecnologie di ultima generazione. Nei tre padiglioni, cuore della chirurgia, sale operatorie rinnovate. Le tre dell'urologia, una è dedicata agli interventi con il robot chirurgico, l'area testa-collo, che include l'applicazione della neuronavigazione, il nuovo padiglione della chirurgia generale, in cui la tecnologia 4K si integra con quella fluorescenza. Abbiamo due tecnologie assolutamente innovative. La prima tecnologia è quella 4K, cioè ad ultra alta definizione. La tecnologia ultra alta definizione ci permette di incrementare la qualità dei dettagli che noi riusciamo a vedere durante un intervento chirurgico. L'altra tecnologia è quella fluorescenza, che effettivamente ci permette proprio di vedere quello che normalmente era invisibile ad occhio nudo o anche utilizzando la laparoscopia. Tecnologia, ma soprattutto professionalità, volano per ricerca e insegnamento. Il Policlinico di Milano è il primo IRCCS pubblico a livello nazionale anche per il 2016, questo ad esempio del fatto che si lavora insieme, si lavora in team e si fa tanta ricerca, ricerca che è propedeutica per un'ottima sanità. Per le sale, investimento dell'ospedale di oltre 2 milioni di euro e donazioni per 120.000 euro.